vedo che questo momento qua è un momento un po' particolare. Sappiamo, abbiamo sentito più volte le frasi, è un momento in cui stanno cadendo le maschere, e oltre che le maschere mi sembra che stiano cadendo anche troppe teste. E per quanto riguarda la politica, la vita insomma, la vita del sistema, gli appartenenti al sistema è un conto. Però io mi vorrei rivolgere a tutti quanti di stare un po' attenti con questo atteggiamento, perché il lavoro su di sé è una disciplina molto complicata e molto delicata anche. Il percorso di ricerca interiore è molto delicato ed è molto avversato dal sistema. C'è il grosso rischio in questo momento di buttare il bambino con l'acqua sporca. Nel senso, mi sembra di leggere, ci sono troppe persone, che ne hanno una per ogni ricercatore, per ogni guida spirituale del passato. Ma lasciamo perdere quelli del presente, ma anche quelli del passato. E Gurdjieff trattava male gli allievi, e Osho comprava troppe limousine, e Steiner diceva delle cavolate, ci portava tutti all'addormentamento, e l'ultimo anche quel maestro Ivanov, anche su di lui ho sentito delle peste corna. Quindi io vorrei veramente dire una cosa, di iniziare a focalizzarci su ciò che hanno passato queste persone, perché senza di loro, senza Steiner, senza Gurdjieff, senza questi personaggi, noi non sapremo neanche come fare a dire la parola anima. Ora la parola anima viene usata tout court, però se ha un significato, perlomeno un significato mentale, dobbiamo ringraziare queste persone. Eccoci, buongiorno, Fabio Grimaldi, mio editore, fortunato editore devo dire, e ormai abbiamo preso questo filone in cui si va a parlare di tutti questi personaggi, li andiamo a scoprire da un punto di vista, diciamo, desueto, per capire un pochino le loro caratteristiche, no? I loro segreti, ma soprattutto per capire un pochino anche il messaggio di fondo che questi grandi personaggi avevano per noi, o magari anche per se stessi, fare meglio a dire. Comunque sicuramente che noi abbiamo letto e interpretato. Benvenuto, Fabio. Ciao a tutti, ciao Luca, grazie ancora per avermi rinvitato ancora. Ma è un piacere. Sono contentissimo di fare questi video, come sai. Io sto scoprendo questi personaggi, in realtà mentre ti intervisto, siccome devo stare attento a un sacco di cose, devo guardare le domande da farti o meno, no? Per cui non sono particolarmente attento, però io poi mi riguardo sempre l'intervista e devo dire che riesci a mettere in evidenza tutta una serie di caratteristiche particolari che sono veramente molto originali, per questo ti ringrazio. E mi viene da pensare, ma il corso webinar che farai, no? Cioè, come sarà? Sarà così preciso? Cioè, quale scopo avrà? Avrà uno, che ne so, una pretesa particolare, cioè in cosa possono ottenere le persone nel momento in cui partecipano al webinar? Ah, guarda anche, Luca, anche, i video anche sono... di che materia tratti, ecco, così magari le persone se lo staranno chiedendo, prego. Sicuramente, allora, la materia trattata è la ricerca interiore, il lavoro su di sé. Io da anni tengo corsi di lavoro su di sé, insomma, corsi di risveglio, come si chiamavano una volta. Ora, adesso in questi video che stiamo facendo ci stiamo, tra virgolette, divertendo a scoprire un po' questi personaggi, a vedere un po' delle cose un po' più particolari, che così mi appassiona anch'io, perché le cose che si sanno ormai sono, le sappiamo un po' tutte, insomma. Però, tipo, adesso oggi parleremo di Osho, e prima dicevo a Luca, prima di che ci collegassimo, che mi sono divertito tantissimo, ho scoperto un personaggio incredibile, tra l'altro un personaggio duplice, dopo vedremo perché. E secondo me in questi video sì, possiamo vedere la storia di queste persone, possiamo capire un po' il messaggio di fondo, le basi dell'insegnamento, questo sicuramente. Però già in questi video il mio scopo non è tanto quello di semplicemente quello di presentare il personaggio o dare le linee basilari del loro insegnamento, ma più che altro quello che sto cercando di fare in maniera indiretta, e invece se un giorno ci sarà la possibilità di fare un corso lo faremo in maniera diretta, sto cercando di dare la possibilità alle persone, quello su cui il mio lavoro si basa, di creare una certa attitudine interiore, ideale per poter ricevere l'insegnamento spirituale, perché sembra una cosa banale, ma in realtà è il fulcro di tutto quanto. E soprattutto bisogna che noi iniziamo a prepararci
a concepire, a cercare di comprendere un po' come funziona il mondo delle guide spirituali, perché tra l'insegnamento spirituale e noi ci sono questi individui, queste guide spirituali che col loro fuoco, con i loro talenti, incredibili talenti, riescono a trasmettere, sono un po' degli intermediari, anche io a volte li definisco anche facilitatori vibrazionali, nel senso che in loro presenza tutti quanti noi diventiamo più intelligenti, perché loro riescono a smuovere un certo tipo di materia più delicata, più sottile, con cui noi attraverso di loro ci fanno proprio, sono proprio un ponte su un altro mondo, e loro con il loro sguardo così aperto, così rivolto all'infinito, riescono a renderci più sensibili anche noi a un'altra realtà. Però dopo il lavoro è nostro, cioè la loro missione, il loro obiettivo è quello di passare un certo tipo di messaggio, ognuno a suo modo, e fondamentalmente è quello di allargare, ampliare i confini della consapevolezza, i confini della coscienza umana. E poi dopo tocca a noi con la nostra preparazione, tocca a noi con la nostra esperienza, con il nostro impegno, con la nostra comprensione, andare a riempire queste praterie che ci spalancano, questi nuovi percorsi che ci aprono, però dopo tocca a noi. E per farlo bisogna veramente avere un'attitudine diversa rispetto a quella normale, un'attitudine basata su una parte mentale, su degli schemi mentali più flessibili, più elastici, perché noi viviamo molto nella rigidità. Io, guarda, ho ricominciato da poco tempo a fare yoga e mi rendo conto quanto le mie anche siano rigide rispetto... Io sono in Thailandia in questo momento e ci sono alcune ragazze, donne di una certa età, thailandesi, che fanno il corso con me, il corso di yoga. Cavolo, questi sono dei fakiri, si mettono le gambe dietro. Cioè, io invece faccio fatica a arrivare alla punta dei piedi. Noi proprio di come società, come caratteristica della nostra società, siamo abbastanza rigidi, e questa rigidità arriva molto anche dalla nostra parte mentale, dal nostro approccio all'esistenza, che questo approccio mentale all'esistenza va cambiato. Inoltre sicuramente serve avere uno sguardo diverso, serve avere un ascolto più profondo, un ascolto più sensibile, iniziare a capire che non si fanno le cose per raggiungere gli obiettivi, ma l'obiettivo si raggiunge quando ci si sforza. Cioè è il percorso, questa cosa che noi diciamo spesso, no? È il percorso che conta, non la meta. E per noi è un po' un aforisma, visto che l'altra volta abbiamo visto Krishnamurti e il suo aforisma più famoso. E il noi la diciamo questa cosa, però comunque dentro di noi fa ancora fatica a ingranare, perché effettivamente se non portiamo a termine la cosa ci dà un po' fastidio, ci lascia un po' con la mare in bocca. Mi ricordo, Luca, ti tiro in ballo, tanto siamo cari amici, l'estate dell'anno scorso, quando hai fatto il Cammino di Santiago, mi ricordo che avevi detto che avevi provato questa sensazione perché ti eri dovuto fermare un po' prima della fine, e c'era dentro di te, dicevi, ero soddisfattissimo di questa cosa, avevo percorso diversi per tanti giorni, avevi camminato come un matto, insomma, avevi raggiunto tutte le tappe che volevi fare, però dopo per vari motivi hai dovuto fermarti, e dentro di te c'era questa come dire, un po' un conflitto interiore della persona, della tua parte, quella più entusiasta, più felice, più gioviale, che era contenta di quello che aveva fatto. E poi comunque c'è sempre questo nostro imprinting un po' più pesante che dobbiamo imparare a conoscere, e possiamo chiaramente controllare, possiamo chiaramente un po' addomesticare e magari utilizzare a nostro vantaggio di questa cosa di voler raggiungere il risultato. Quindi se io domani mattina dovessimo iniziare un corso, sicuramente quello che farei è proporre alle persone che partecipano fare una sintesi degli insegnamenti che questi guide spirituali ci hanno trasmesso, fare una sintesi per cercare di renderla più attuale possibile e più accessibile possibile per il livello delle persone che potenzialmente mi ascolteranno, e costruire veramente, partire dalle basi dell'insegnamento teoriche, ma cercare proprio di far capire alle persone come iniziare a cambiare il proprio sguardo, a cambiare il proprio ascolto, per potersi aprire sempre di più alla realtà di queste persone e accogliere l'insegnamento, essere ricettivi nei confronti dell'insegnamento, non con il contagocce, sempre con questa cosa del contagocce che richiede tempo, richiede
tanti sforzi che non sono neanche necessari. Se però c'è un'impostazione interna di un certo modo, c'è una flessibilità mentale, c'è una struttura di pensiero più ampia, una struttura di pensiero più raffinata, più elevata, più intelligente, più veloce, e poi c'è una nostra capacità di iniziare a osservare la nostra parte emozionale, cercare di addomesticare il famoso cavallo della carrozza di Gurdjieff, e allora sì, allora dopo l'insegnamento passa in maniera più facile, più spontanea, rientra i semi che questi personaggi, che il fuoco dell'insegnamento pianta dentro di noi, possono finalmente crescere in maniera naturale, in maniera spontanea, altrimenti siamo sempre lì e noi andiamo a interferire con la crescita di qualcosa che dovrebbe essere spontaneo, perché non ci basta sentire un video di Osho, per esempio, oggi parleremo di Osho, un video di Krishnamurti e godercelo, no, noi prendiamo l'insegnamento, però dobbiamo mentalizzarlo ogni volta e poi dobbiamo ritornarci sopra un sacco di volte, e la maggior parte di questi sforzi sono, oltre che inutili, sono controproducenti, perché non c'è questa tranquillità interiore. E adesso anche questo stiamo parlando con Luca, lo vedremo adesso con Osho, non c'è questa tranquillità interiore da parte nostra. Infatti dicevo, Luca, che è come se noi avessimo, io mi sono accorto nelle ricerche che ho fatto in questi giorni, ho visto tantissimi video, visto che c'è la possibilità di YouTube, questi personaggi sono, Krishnamurti e Osho per esempio, sono recenti, e anzi io ho deciso che ogni giorno, o la mattina o la sera prima di andare a letto, mi faccio una flebo di Osho. Ho deciso di fare questo, cioè mi guarderò un video di Osho di una decina di minuti, 15 minuti, ci sono questi video fatti benissimo dalla Osho Foundation, quindi proprio dal canale ufficiale di Osho, perché mi hanno dato mi davano una tranquillità e al tempo stesso anche una, a volte mi innervosivano dal suo approccio, però lui praticamente è come se questo suo modo di... Luca, puoi far passare una foto, un paio di foto per vedere Osho? Magari lo conosciamo tutti, però vorrei far notare delle cose. Ecco, noi conosciamo questo Osho, cioè conosciamo questa versione di Osho, questa versione col cappellino sempre in testa, con la barba lunga, con questi abiti sgargianti, bellissimi, con dei sete pregiati, con tutti questi vezzi, con i suoi orologi da migliaia di dollari, questi bracciali con i diamanti. Insomma, lo vediamo un po' come una rockstar, sembra uno dei Rolling Stone a vederlo così. Ma il primo Osho non era così. Io me ne sono accorto perché, non tanto per l'abbigliamento, che il primo Osho si vestiva con la sua tipica tunica bianca da chiamiamolo così, guru mistico indiano. Noi conosciamo solo questa versione di Osho, conosciamo la versione di Osho, la versione di Osho mistico ma rockstar, nel senso, a parte il suo aspetto fisico che conta tantissimo, anche il suo modo di parlare, quando è seduto sulla sua poltrona e parla, si muove a rallentatore, sembra una statua, addirittura se provate a vedere un suo video, non sbatte mai le ciglia, quando viene intervistato, quando parla così con il suo pubblico davanti, meno, ma quando viene intervistato ci sono dei momenti in cui spalanca gli occhi e non sbatte le ciglia magari per minuti, sembra una statua, immobile, con le mani così, quando fa un movimento lo fa a rallentatore, sembra che va alla moviola, si muove, tutti i suoi movimenti sono molto ristretti, molto, molto scarni, ma sono estremamente potenti e estremamente fermi, nel senso, non muove mai un muscolo a caso, sembra il risparmio energetico che è proprio il contrario, cioè è come se lui ci dicesse: guardate voi quanto vi agitate, voi occidentali, quanto vi state agitando, guardate quanto parlate velocemente, guardate quanti gesti inutili fate durante il giorno, quanta energia sprecate nelle vostre cose, quanto siete superficiali che avete bisogno di vedere una persona che si veste, si concia così, con tutti questi vezzi, con le Rolls Royce, vive nel lusso. Invece io vi faccio vedere che voi siete superficiali, vi faccio vedere che voi state buttando via la vostra esistenza, voi andate veloci e io vado al rallentatore, voi parlate come delle macchinette e io parlo talmente lentamente che quasi vi potrei far addormentare, vi continuate a muovere perché non riuscite a stare fermi e io sembro una statua. Insomma, ha scimmiottato
la parte più, non dico negativa, ha cimentato la parte più, quella, come si può dire, la nostra società occidentale è una società molto basata sulla competizione e sul consumismo, però fino a un certo punto, come si può dire, cavolo, io mi ricordo i miei genitori, mia madre mi raccontava che aveva la toilette nel suo cortile, si viveva ancora nei cortili, la toilette era in mezzo al cortile, cioè c'era una toilette per 3-4 famiglie, e dovevi magari la notte, ai tempi faceva freddo veramente, ti scappava la pipì la facevi o nella, come si chiama, in quell'aggeggio che ti danno l'ospedale. Il pappagallo o il pitale? Il pappagallo, ecco, il pappagallo. Oppure se volevi, proprio dovevi, dovevi prendere il tuo sederino, alzarlo dal letto e andare fuori, farsi un pezzo di strada all'aperto e entrare nella toilette. Quindi anche questa cosa di migliorare le condizioni globali, economiche, che è una cosa che anche in India, visto che Osho è indiano, tutti quanti i guru, i mistici indiani, con i soldi che loro raccoglievano dalle donazioni, dopo li distribuivano per costruire queste le strutture sanitarie, soprattutto bagni, ospedali, scuole. E adesso ultimamente c'è Amma, non so se il pubblico la conosce, è una persona abbastanza famosa, famosissima, è l'unica cosa, sappiate che io sono di Busto Arsizio, l'unica cosa buona che accade a Busto, che è caduta a Busto Arsizio negli anni è che Amma a inizio novembre ogni anno prima veniva a Malpensa Fiera a Busto Arsizio, quindi io ogni anno avevo la possibilità di, facendo 3 minuti di macchina, avevo la possibilità di andare e vederla, stare, mangiare il cibo indiano, stare in questa atmosfera, in questa bolla che si veniva a creare intorno a questo complesso dove Amma stava per qualche giorno. Quindi finché la società occidentale era basata su costruire un certo tipo di benessere, benissimo, cavolo, benissimo, è giusto che tutto il mondo possa accedere a delle condizioni sanitarie, sociali, insomma economiche di un certo tipo, però lui ci fa vedere quanto... A voi cosa fate? Buttate via la vostra vita correndo dietro la Lamborghini, correndo dietro la Ferrari, indebitandovi a vita, lavorando solo per comprarvi la villa con la piscina, piuttosto che vi indebitate per avere la macchina di lusso. Benissimo, io ne ho 20, no, 19 ne ho di Rolls Royce e non so neanche cosa farmele. Cosa ne faccio? Ne guido una al giorno? E poi tanto le posso anche buttare via perché io non ho alcun tipo di attaccamento. Insomma, noi abbiamo visto... Invece l'Osho precedente, l'Osho che stava... Io penso che all'inizio Osho interagisse solo con le persone indiane, insomma, persone del luogo, e dopo, cavolo, col potere che aveva, col fuoco che aveva, anche gli occidentali hanno iniziato ad arrivare, è arrivata la New Age, gli occidentali avranno iniziato a piombare, no? Dentro nel suo ashram in India. Allora ci sarà trovato davanti queste persone qui e avrà detto, ma io a questi cosa, a sti rimbambiti qua, cosa gli dico, come faccio a fargli capire le cose? E allora sembra quasi che abbia trasformato questo suo personaggio, perché all'inizio io ho sentito dei video e parlava in maniera molto più spedita, non faceva questa tomorrow. Guarda Fabio, io ho un pezzo di un vecchio video di Osho, lo guardiamo qualche minuto, qualche secondo? Dai, volentieri. Ok, soltanto. अब तुम जिज्ञासा से पूछ रहे हो, अब जोर जबरदस्ती नहीं, यह कोई खास चीज नहीं, मनुष्य की आंख है, धूल पड़ जाए दो कौड़ी की, धूल हट जाए तो इससे बहुमूल्य और कुछ भी नहीं, सारी पृथ्वी का राज्य भी नहीं. Grande carisma. Eh sì, con i sottotitoli in giapponese. Sì, non so dove ho trovato questo video, ho messo Osho, è uscito fuori anche perché c'è una quantità di video per quanto riguarda Osho incredibili. Allora, a me è sempre stato simpatico Osho, assieme alla figura di Sheila, che per molti... guarda, allora, lei è una figura abbastanza contrastata, no? Ma io credo di averla capita. Poi magari dimmi anche te. Allora, intanto Sheila era la segretaria personale, la fedelissima di Osho, quella che andava a... era la facciata sociale, no? Era praticamente la... come si chiamano adesso? Public relation, comunque il portavoce, ecco, la portavoce di Osho, così.
E quando è scappata con l'aereo, con parte dei soldi effettivamente di Osho, per quello che ho capito io, adesso ti faccio una domanda, quindi, lo ha fatto perché comunque i medici personali di Osho, che li stavano poi organizzando l'eutanasia per richiesta sempre di Osho, sapeva che comunque non era isolata, quindi aveva questo Osho che non aveva più voglia di fare nulla, di fatto, era più di là che di qua. Questi medici che avevano preso sempre più spazio fino a creare una cortina, no? Con la scusa sanitaria, che non poteva ovviamente essere avvicinato da altre persone per lo stato di salute, e poi avevano fatto man bassa della sua libertà, no? Quindi un po', diciamo, tagliata fuori, ha preso e è partita. Però anche nell'intervista che hai sicuramente visto in Wild Wild Country di Netflix, si vede che ancora lei lo ama. Cioè, lei è ancora... Tu l'hai visto quel pezzo? Adesso sono passati un po'... L'ho visto il documentario, ma sono passati un lei po' di adesso anni. Lei lavora come badante, lavora come badante in India. È sempre una donnina minuta che tu non potresti mai pensare dell'incredibile del quantitativo di energia che era in grado di manifestare quando era vicino a Osho, ma soprattutto anche del carisma. Ecco, quindi una donnina minuta che racconta con tanto di pianto proprio, no? In più di un'occasione, tutta quella che è stata la sua vita. E lei ha dimostrato in quel contesto, quindi immaginate anche una persona non più abituata a mentire, a tenere la parte, no? Lontana da grandi palcoscenici, perché lei poi è stata protagonista di un palcoscenico mondiale poi alla fine, no? E quindi questa donna che ancora ama Osho e lo chiama col nome del maestro a cui lei era legata, per esempio. Ecco, insomma. Allora, io di Sheila mi ricordo secondo te, ecco, se, no, scusami te che non ti ho fatto la domanda, secondo te era realmente, cioè, fedele a Osho o no? Allora, darti una risposta certa non te la saprei dare, perché comunque non sappiamo mai come le persone dopo, sai, quando ci sono, io mi ricordo che lei ha avuto dei grossi problemi, mi sembra che era scappata in Svizzera, se non mi ricordo male, e quando si hanno dei grossi traumi, delle grosse diatribe molto profonde, non si sa poi come uno, per non toccare, se c'è tanto dolore, per non toccarlo, non si sa bene come va a organizzarsi dentro. Quindi su questa cosa non lo so. Ciò che io sono completamente d'accordo con te era sulla sua energia incredibile, perché noi vediamo Osho parlare, ma Luca ha nominato questo documentario, si chiama Wild Wild Country, che racconta praticamente la storia di quando Osho si è spostato dall'India in Oregon, che è uno stato nel nord-ovest degli Stati Uniti, uno dei più alti, in alto a sinistra, appena confinante col Canada, mi pare, o comunque in quella zona lì, e praticamente lei era l'organizzatrice di tutto, e questo documentario parla della storia di questa comunità che avevano fondato. Io mi ricordo di Sheila che Osho per anni non lo so, però per diverso tempo spesso si rinchiudeva nel silenzio, non parlava. Sì, cinque anni. Ah, 5 anni addirittura. L'ultimo quindi lui periodo, per anni non si presentava al pubblico, comunque si presentava, faceva come per essere magnetico, perché il suo magnetismo non c'era bisogno di trasmetterlo con le parole, bastava il suo sguardo, bastava la sua presenza, bastava che passava, facesse un saluto, e la forma pensiero che aveva creato deve essere stata gigantesca. Guarda Luca, ti racconto un piccolo aneddoto. Io lavoravo a Milano in Corso Vercelli, che è una via abbastanza centrale di Milano, e sulla strada, il mio negozio era sulla strada ovviamente, e ogni sabato pomeriggio vedevo questi squinternati vestiti di arancione che passavano sul marciapiede prima in un lato e poi davanti a me con i tamburelli e cantavano, e facevano tutti questi canti così, ballavano, e io dentro mi dicevo, ma questi ma dove sono usciti? È un manicomio. Poi una volta mio padre mi ha detto, guarda che quelli sono i seguaci di Osho, non è che se ne intendeva, però anche uno come mio padre conosceva Osho e sapeva che quelle persone lì erano i sagnasi, cioè qualcuno che aveva preso Osho come maestro, proprio maestro di vita fino nel profondo. Io non ho mai visto nessuno fra tutte le guide spirituali che ci sono state del passato, qualcuno che abbia toccato così i cuori delle persone e le vite delle persone, faccio fatica a trovarlo. E quindi Osho in questa comunità a volte non faceva niente, e lei parlava.
cioè lei si metteva davanti a migliaia e migliaia di persone, chiaramente sotto un certo tipo di forma pensiero, cioè c'era la guida e poi c'era lei, ovviamente, se vogliamo vedere un po' di gerarchia, però questa donnetta piccolina indiana, che in teoria era solo una ragioniera, era una public relation, si metteva davanti a migliaia di persone, parlava e le persone l'ascoltavano e la sua voce si sentiva. Chiaramente persa la laurea del, tra virgolette, del suo maestro, probabilmente non avrebbe avuto questa possibilità, non avrebbe avuto questa forza, però messa lì riusciva a gestire il palco, cioè riusciva a gestire una comunità. Cavolo, una comunità così osteggiata dai locali, se guardate il documentario farete anche quattro risate, delle persone locali e soprattutto dal governo degli Stati Uniti. Dobbiamo dire, Luca ha parlato di quando i medici avevano preso tanto posto nella vita di Osho. Osho è stato praticamente assassinato, nel senso, era stato, se non mi ricordo male, era stato arrestato, e dopo questo suo arresto di uno o due giorni, era durato pochissimo, da quando è uscito non era più se stesso. Si dice, poi non si sa quanto sia vero, comunque qualcosa gli hanno fatto, che l'avevano messo in una cella e accanto a questa cella c'erano dei ripetitori di... onde elettromagnetiche, onde, non so, tipo quelle che si usano per fare le radiografie, penso, che vanno a indebolire il corpo, e da quella cosa non si è più ripreso. Infatti anche quando poi era tornato a parlare non aveva più lo smalto, non aveva più la forza, non aveva più l'apertura cardiaca che aveva in precedenza. Quindi questa, Sheila, tu hai chiesto, non lo so, sicuramente stare così tanto a contatto con una persona. Allora, ho letto in un libro qualche tempo fa, che dovrebbe essere, se non me lo ricordo male, Il corpo astrale di Powell. Questo Powell ha fatto dei libri interessantissimi, magari ne parleremo. Ha fatto proprio un lavoro di sintesi della teosofia. Ha scritto, mi sembra, 5 libri. 4 di questi libri sono Il doppio eterico, Il corpo astrale, Il corpo mentale e Il corpo causale. Sicuramente li vedremo in uno dei prossimi incontri. E mi ricordo che c'era una frase in cui si diceva che quando scatta la devozione nei confronti del maestro, nei confronti della guida o comunque nei confronti di una persona, si nasce qualcosa, nasce come un legame indissolubile per sempre, cioè inizia a nutrirti, cioè, è un doppio filo, ovviamente anche la guida si nutre dell'energia di chi li ascolta, però nasce come un filo dorato che collega la guida con le persone che lo ascoltano, con i propri seguaci, i propri allievi, e più questo stato di devozione è alto, più questo innamoramento diventa forte. Anzi, Powell dice che a volte questi guru, questi mistici, vengono spesso accusati di approfittarsi da un punto di vista sessuale, ma lui dice proprio che la devozione va a pari passo con la parte sessuale, è una cosa che è attaccata, non si riesce a staccare, quindi sta dalla parte della guida spirituale capire quanto questa cosa sia buona o meno per il proprio lavoro. Ecco, quindi il lavoro, Sheila, passando così tanto tempo accanto al maestro, ha fatto questo collegamento cardiaco, quindi io sono sicuro che lei lo amasse. Il punto qual è? Il punto di tutti quanti noi, guide spirituali comprese, è che viviamo questo contrasto interiore. C'è l'anima che spinge in una direzione e la personalità che spinge in un'altra. E questa cosa è probabilmente la ragione di vita interiore che ognuno di noi deve capire un po' dentro di sé come funziona questo mondo. E il lavoro su di sé è fatto proprio, fatto proprio per chiarire questo inghippo, per derimere sempre di più questo contrasto, cioè studiare come funziona il mondo della personalità con l'osservazione, soprattutto con lo studio delle leggi, e poi anche capire come funziona il mondo dell'anima, come si muove il mondo spirituale, come è necessario cambiare il nostro sguardo, perché non possiamo usare gli stessi schemi di pensiero che utilizzavamo prima di aprirci al mondo spirituale, cioè schemi di pensiero basati sulla competitività, sulla scarsità, basati sulla competizione, basati su, come si può dire, sull'egoismo, sul mettere al centro noi stessi. Non si può prendere questi valori, questi schemi di pensiero di un mondo finito, di un mondo limitato, un mondo scarso infatti, e poi prendere gli stessi schemi di pensiero, lo stesso modo di rapportarci alla nostra parte emozionale
e utilizzarli per capire il lavoro di Osho, per esempio, e utilizzarli per capire come funziona il mondo spirituale. E non è possibile, i corsi servono proprio a queste cose qua, i corsi servono un po' a capire cosa succede dentro di noi, dentro e all'esterno di noi, e a darci sicuramente delle basi mentali, delle basi interiori per conoscitive, di sapere, per poter vedere come funzionano le cose. Per esempio questi libri che ho nominato prima di Powell sono, secondo me, dei libri da studiare, chiunque sia interessato dovrebbe buttarci un occhio, e poi dopo capire come funzionano i mondi spirituali in maniera un po' più ampia, proprio leggendo personaggi come Osho, come Krishnamurti, che a me piace ancora di più. Ma deve esserci questo cambiamento di paradigma, altrimenti non si può accedere al mondo spirituale, e questo contrasto qua rimarrà sempre uguale. Un giorno ci alzeremo la mattina e saremo contenti, il giorno dopo saremo infelici, quando ci alziamo contenti magari, adesso lo vedremo, perché oggi in teoria dovremmo parlare di innamoramento, adesso vedremo di parlarne, e capita qualcosa nel mondo esterno e noi cediamo subito, abbiamo l'obiettivo, l'anelito interiore di scoprire i mondi spirituali, e poi alla prima soddisfazione materiale abbandoniamo il lavoro su di sé, alla prima difficoltà dove dobbiamo metterci in gioco abbandoniamo il lavoro su di sé, ci lasciamo andare alla frustrazione, ci lasciamo andare alla... non siamo perseveranti, non siamo... queste cose, dobbiamo dotarci di queste cose, e si può fare un percorso, anche perché... il lavoro spirituale non è un qualcosa che si passa dal bianco al nero, c'è tutto, è una serie di scalini da percorrere, da salire. Più si sale, ogni scalino che si sale c'è uno sforzo, ma ogni sforzo si vede una realtà più ampia, si riesce a riempirla sempre di più con la propria comprensione. Quindi io immagino che una persona come Sheila, che sia stata a contatto con un soggetto come Osho, si sarà riempita di fuoco perché aveva un'attitudine ideale, non aveva magari la forza del maestro, della sua guida, questo probabilmente no, non aveva magari la capacità di avere uno sguardo così votato verso l'infinito come Osho, di riuscire a capire, a concepire i mondi spirituali come riusciva Osho, di guardare l'infinito, ma sicuramente era qualcuno che sapeva nutrirsi di questa cosa, aveva un'attitudine, un atteggiamento interiore adatto a aprirsi a queste cose, dalla più piccola fino a anche stare, oh, ci vuole, cioè, il fuoco brucia, eh? Io ho visto di persone che anche solo in situazioni abbastanza semplici iniziavano già a provare fastidio, io stesso in questi ultimi 10 giorni che ho iniziato ad ascoltare con veramente grande gioia i video di Osho, in alcuni momenti mi dà un'estrema tranquillità, perché questo suo modo così rallentato di parlare mi fa capire, quando ho iniziato a vedere che lui mi stava prendendo mi stava prendendo per il culo, cioè nel senso mi stava dicendo: Fabio, ma dove cavolo corri? Calma Fabio, calma, dove vai? Dove devi andare? Che c'è già tutto lì. Allora questa cosa qua mi riempie di gioia, mi tranquillizza, ma al tempo stesso io adesso, soprattutto ora che devo preparare queste lezioni, io ci tengo a essere pronto a dare il meglio di me quando faccio questi incontri, io lo vedo come una piccola responsabilità nei confronti di te, Luca, che mi hai dato questa possibilità, ma anche una responsabilità nelle persone che mi ascoltano, perché ogni parola che si pronuncia, ogni frase che... quando sei da questa parte qui, questa responsabilità... Luca, tu lo sai bene, tu hai migliaia di persone che ti seguono. Ogni volta che dici qualcosa ci vuole un certo tipo di consapevolezza. Chiaro, non è che si può essere sempre centrati al 100%, però io facciamo un incontro ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, io ci tengo a far passare un certo tipo di messaggio alle persone, ci tengo a provare a dare il meglio di me, a tirar fuori tutto ciò che secondo me può servire. E nonostante, quindi io questi giorni mi sono ascoltato tantissimi video di Osho, più che leggere i suoi libri, che già avevo letto in passato, alcuni libri li avevo letti e mi erano piaciuti anche tanto, però guardare, un po' di tensione dentro di me si creava, cioè dopo un po' dovevo spegnere, magari mi guardavo, ho iniziato a fare così, un video di 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, e dopo mi fermavo, facevo altro, e dopo un po' me ne andavo a guardare un altro, perché comunque... quando inizi a vedere, avere un certo tipo di ascolto, un certo tipo di concentrazione, un certo tipo anche di responsabilità, visto che dovevo prepararmi per queste cose,
e cavolo, il fuoco brucia. E io, Sheila era il suo braccio destro, era la persona che era più a contatto, magari ce n'erano anche altri, però secondo me, se una persona è riuscita a stare così tanto tempo con lui, a dedicare la sua vita a lui, perché va bene il prestigio personale, ma non è che lei era libera di fare tutto quello che gli pareva, che le pareva, cioè era libera di gestire una cosa, non è che la mattina diceva, oh, adesso prendo, vado a farmi una vacanza a Rio de Janeiro, o mi compro dei gioielli o cose del genere. Sì, può essere che chiaramente col passare del tempo la personalità si fa sentire, questo sicuramente, però io immagino che una persona come Sheila abbia avuto un'attitudine interiore pronta a ricevere il fuoco e a ridistribuirlo alle persone. È proprio come una scala, no? Osho è in cima a questa forma pensiero, questa più piccola forma pensiero, c'è la forma pensiero insegnamento, poi c'è la più piccola forma pensiero Osho, che in verticale scende come se fosse una scalinata, no? In verticale scende e poi arrivano persone come Sheila che sanno divulgare, sanno esporre l'insegnamento di Osho in maniera magari con meno fuoco, però che alle persone può arrivare in maniera più comprensibile magari a livello mentale, perché noi occidentali abbiamo bisogno di mettere a posto le cose a livello mentale, senza, ecco questo è un altro problema che abbiamo, senza dover inscatolare tutto, senza intrappolare tutto nelle nostre convinzioni già preesistenti. Però questa è una cosa, la mentalità elastica è qualcosa di diverso. Io vivo in Oriente e capisco perché Osho prima si comportasse in un'altra maniera, e capisco anche questi discorsi che ho sentito, non quello che Luca ha proposto, che era, penso che era nella lingua locale, con i sottotitoli in giapponese, quindi siamo irraggiungibile. Però il discorso che ho sentito, mi ricordo, era sui pensieri, su cosa sono i pensieri, e lo esprime proprio con un tipo di linguaggio, con un tipo di... non aveva bisogno di andare a... innanzitutto non aveva bisogno di andare al rallentatore, non aveva bisogno di interpretare... lui si definisce il guru dei ricchi, cioè non aveva bisogno di interpretare il mistico che viene dato in pasto agli occidentali, alla mente occidentale, alla predisposizione occidentale, e parlava con un linguaggio completamente diverso. A me è piaciuto... io vivo in Oriente, anzi vivo nel paese più orientale dell'Oriente, fidatevi. Se non ci siete mai stati in Thailandia non potete capire, ma se veniste qua non c'è niente che ha senso, ci sono alcuni momenti in cui il senso non esiste, e se vuoi vivere devi un attimo mollare il controllo mentale, se vuoi vivere bene, altrimenti ti incazzi come una iena. Infatti tutti, dal primo all'ultimo, gli occidentali, particolarmente noi italiani, che vivono qua e lavorano qua, hanno un'attività lavorativa, tutti ti dico, amo la Thailandia è il posto più bello del mondo. Sì, ma io ogni sera vado a casa che impazzisco a lavorare con questi qua. Ne combinano, per esempio, se ti danno un appuntamento, ci vediamo alle 9. Per loro le 9 è dalle 9.00 alle 9.59. Cioè, il lasso di tempo è molto blando qua. Quindi tu immagina noi avere 45 minuti di ritardo. In vacanza ce li hai e basta, non al lavoro. Quindi Osho, il suo modo di parlare, la terminologia inglese che usava e come esponeva queste cose, io l'ho sentita molto, mi è piaciuta tantissimo, e appena l'ho sentito ho detto, aspetta un attimo, qua c'è qualcosa che non quadra, perché non sapevo che era un video più vecchio, detto, qua c'è qualcosa che non quadra, le sue S non le trascina così, non le strascica così tanto, perché non aveva bisogno di dare questa impressione, non aveva bisogno di apparire come... di dare in pasto agli occidentali qualcosa che potesse soddisfare il loro ego, la loro personalità, la loro parte materialistica, e non aveva neanche bisogno di andare a distruggere quella parte lì, perché gli orientali non ce l'hanno, perlomeno gli orientali, più orientali dentro sono, più loro giocano con i possedimenti materiali, giocano veramente, cioè se domani mattina perdono tutto, piangono, perlomeno io parlo dei thailandesi che è la realtà che conosco meglio, piangono, ma una settimana dopo si sono ripresi e ripartono da capo, perché veramente in alcuni momenti sembra veramente un gioco per loro. Ci sei, Luca? Ti vedo... è frizzato, credo. Mi senti? Sì, ti sento. Sì, sono frizzato. Aspetta, guardo di chiudere un po' di cose. Aspetta. Quindi intanto se chiunque... Tu vai. Ecco, volevo sapere qualche domanda, volevi aggiungere qualcosa, se no iniziamo a vedere l'argomento di oggi. Ah, sì, no, è pure sull'argomento. Ok,
Allora, l'argomento di oggi in teoria è l'amore incondizionato. Adesso abbiamo già fatto, non so, 30-40 minuti su altro. E tra l'altro avrei voluto dirvi anche qualcos'altro, però magari lo riesco a inserire qua quando vediamo questa cosa. Allora, come vi ho detto, il mio obiettivo, oltre che raccontarvi quale sia il pensiero di questi grandi del passato e queste particolarità del loro carattere, questi lineamenti del loro carattere, mi piacerebbe molto aiutarvi a entrare un po' nel mondo di queste guide spirituali, cioè cercare di aiutarvi a creare questa attitudine interiore per aprirvi al loro mondo. E allora, tra tutti gli argomenti che Osho ha trattato, la cosa ideale per vederla da questo punto di vista qua è proprio quella dell'amore incondizionato. Allora, secondo Osho, iniziamo a vedere cosa intende Osho per amore incondizionato, che lui non lo chiama così. Ho usato io questo termine, uso un po' il mio gergo per cercare di farvi capire in maniera più diretta le cose. Osho fa questa distinzione, fa amore carenza barra bisogno, che tra l'altro, anche guardiamo qua, il termine carenza e bisogno sono presi da due filosofi, chiamiamoli così, del passato. Uno è Maslow, che è, se vi ricordate, quando abbiamo fatto l'incontro su Assagioli, anche Assagioli ha collaborato con Maslow. E tra l'altro anche Osho parla in maniera entusiastica di Gurdjieff, per esempio. Lo prende come esempio di osservazione del pensiero, perché una parte, anche in questo caso, una parte fondamentale dell'insegnamento di Osho è osservare la propria mente, osservare se stessi. Anzi, secondo Osho ci sono quattro livelli addirittura di cose da osservare, ci sono quattro veli da svelare. Il primo è quello del corpo, poi ci sono le emozioni, i pensieri, poi dopo l'osservazione durante, quando il corpo dorme, stare vigili con questa parte che testimonia tutto ciò che accade dentro di noi. Ma è troppo ampio l'argomento, non voglio passare. Anzi, no, una curiosità ve la do. Ho visto un video, visto che abbiamo parlato di Assagioli, se vi ricordate, Assagioli è partito dalla psicoterapia, dalla psicoanalisi, e ha creato la psicosintesi, cioè ha iniziato a intendere che non bastava il mondo della psiche per comprendere a 360 gradi l'essere umano, ma bisognava aggiungere anche la parte animica, cosa che Jung e Freud non facevano. C'è un video di Osho dove parla e dice, e questa cosa mi ha veramente spiazzato, è geniale, questo giornalista gli pone a Osho questa domanda sulla psicoanalisi e Osho dice, sì, ma voi in Occidente avete scoperto delle cose che da noi se ne parla già da migliaia di anni, cioè tutto questo subconscio collettivo. Cioè voi fate un lavoro per prendere una persona che è rimasta indietro, cioè che è entrata in uno stato, chiamiamolo così, di depressione, avere dei problemi interiori, e fate tutto questo lavoro per portarla in una situazione normale. Noi indiani cosa facciamo? Noi non facciamo così, mica perdiamo questo tempo. Noi prendiamo una persona normale e la spariamo nell'infinito. Cioè, cosa facciamo? Noi sappiamo che, e magari, lui dice, magari anche un giorno voi occidentali ci arriverete. Noi sappiamo che ci sono sì questi livelli inferiori, passatemi il termine, non sono esperto, quindi non so come dire, c'è questi livelli di subconscio, ma ci sono anche dei livelli di superconscio, di livelli di mentale più alti a cui un essere umano può accedere per trovare il risveglio della coscienza. E lui dice, voi passate la vita, voi, il vostro lavoro si basa sulle persone malate, voi avete studiato le persone malate e avete trovato un modo per farle tornare normali, va benissimo. Ma noi invece cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo studiato persone illuminate, le persone che sanno meditare, in modo tale da dare alle altre persone una possibilità di elevarsi sempre di più da questo punto di vista. Cioè c'è veramente una contraddizione sull'approccio orientale e l'approccio occidentale. Cioè da noi si scava, si penetra, da loro si sale, si accoglie qualcosa che scende dall'alto. C'è veramente questa distinzione. Noi siamo maschili, penetranti, gli orientali invece sono femminili, sono accoglienti, e questa cosa a me ha cambiato la vita, sinceramente. Anzi, ho scritto un libro sull'accoglienza, ha veramente cambiato la vita. Io l'ho appresa tramite le donne, tramite le femmine, perché le donne sono le maestre dell'accoglienza. Però se lo vogliamo vedere nell'insegnamento tipo quello di Osho, da questa frase si capisce come quanto noi occidentali siamo focalizzati nel penetrare le cose mentalmente, quanto loro invece lasciano il seme crescere, dicevamo prima, no?
Il seme deve crescere in maniera naturale, in maniera spontanea. Dentro il seme c'è già tutta la pianta e tutta questa pianta crescerà piano piano. Invece noi andiamo sempre lì a rompergli le scatole e cerchiamo sempre qualcosa. Invece io penso che il futuro sarà, anzi, visto che questi, chiamiamoli così, santoni, queste guide spirituali indiane hanno, tra virgolette, invaso l'Occidente, io penso che il futuro sarà una connessione tra i valori, io lo vedo qua, per me è molto chiara questa cosa, qua loro stanno cercando di sviluppare quella parte mentale, razionale, che a loro manca, che gli può dare, che noi invece di cui noi maneggiamo benissimo. Il futuro sarà proprio l'insegnamento orientale e l'insegnamento occidentale che vanno a incastrarsi, cioè uno come Assagioli, tutto preciso, che dà delle linee di pensiero, ti dice cosa fare, ti dà degli esercizi, e uno come Osho che smantella, o Krishnamurti ancora di più, che smantella completamente il piano mentale e ti mette lì in accoglienza, cioè tu devi aspettare che le sue parole come una goccia caschino e tu sei lì in attesa. Quei secondi di pausa tra una frase e l'altra, tra una parola e l'altra, sono quasi insopportabili per la concezione occidentale dell'esistenza. E io lo vedo, a me in alcuni momenti irritano queste S, tomorrow's, irritano queste cose qua. E invece è proprio da noi che abbiamo bisogno di impostarci e accogliere qualcosa che arriva goccia dopo goccia e avere fiducia che arrivi ancora qualcosa. Noi dopo 3 secondi, io la maggior parte dei video li ascolto la mattina quando vado a camminare e ho YouTube acceso in tasca. Ogni tanto, sai, cammini, YouTube si blocca, apre un altro video, oppure non c'è internet. E io mi rendo conto che quando uno di questi personaggi fa un po' di silenzio, magari di 10-15 secondi, la mia mano di andare a prendere il telefono dalla tasca e vedere se YouTube sta ancora trasmettendo o se si è impallato, io ce l'ho, la vedo, la osservo questa cosa qui, ci rido sopra, però questa è una malattia che noi abbiamo, questa fretta, questa impazienza che noi abbiamo, è veramente una malattia. Io vedo qui, loro è completamente diversa la cosa. L'appuntamento è alle 9, poi si arriva tra le 9 e le 10, cioè, con calma, tranquilli, che poi tutto si sistema, cioè non c'è bisogno di correre dietro alle cose, se le cose devono arrivare, arrivano, basta che tu fai il tuo, tu sii te stesso, trova te stesso. Infatti lui dice, voi occidentali padroneggiate la materia, nel senso siete in grado di procurarvi tutto quello che volete, infatti lui si dice, io sono il guru dei ricchi, perché i poveri non hanno tempo di fare un lavoro interiore, i poveri, io penso che lui intende i poveri indiani, e a parte che lui già diceva, voi in America, si vede che era negli Stati Uniti, voi in America avete 20-30 milioni di poveri, cioè 20-30 milioni di persone che vivono sulla strada, e adesso gli Stati Uniti sono diventati il mi viene una parola, mi stava venendo, diciamo, il buco più oscuro delle alcune zone degli Stati Uniti sono diventate zombieland. Ormai ho visto queste droghe che vanno a distruggere, non so se Luca se hai visto questi video delle città come Philadelphia, San Francisco, è terribile quello che sta succedendo, è terribile, terribile. Spero che quelle droghe lì da noi in Italia non arrivino mai, perché sarebbe la fine. Comunque, lui già ai tempi diceva, voi negli Stati Uniti avete milioni di poveri, cosa cavolo continuate a correre dietro? Avete milioni di poveri, però il discorso è, voi siete ricchi fondamentalmente, avete il bagno in casa, avete il cibo tutti i giorni in tavola, potete andare a fare sport, potete andare a scuola, potete vedere i film, potete studiare tutto quello che vi pare. Se noi contestualizziamo Osho, il grosso del lavoro Osho l'ha fatto, se non mi sbaglio, negli anni in Occidente 70, forse anche 80, sì, 80 sì, 90 non lo so, forse è morto a metà degli anni 80 Osho, non mi ricordo. All'incirca. Le condizioni adesso in Oriente sta cambiando tantissimo, cioè qua c'è del benessere adesso, attenzione. Mm. 50-60 anni fa l'India, io non ci sono mai stato, però mi hanno raccontato di quelle cose, insomma, quindi contestualizzando la cosa, oggi dice, ma dove correte, dove andate, cosa, Fabio, cosa prendi il telefono a guardare ogni, se sto zitto per 3 secondi, ma cosa ti serve? Questa è una bellissima, questa è proprio un atteggiamento interiore che noi dovremmo cambiare, altrimenti secondo te questo sì. È un po' di atteggiamento che lui ricercava o faceva un po' parte del suo modo
di essere e di comunicare soprattutto. Andare così a rilento, Luca? Sì. Intendi? Sì, l'ha fatto di proposito, perché nei video vecchi non andava così piano. E questo proprio mi si è aperta... Cioè, quando per caso ho aperto questo video e l'ho sentito parlare, anche nel video che hai passato tu, hai sentito che... non lo faceva. Hai sentito che non era una statua. Si muoveva in maniera centrata, completamente centrata, perché è veramente un maestro Osho. Cioè, ogni suo gesto aveva una certa forza. Ma non era una caricatura come quella che vediamo nei video che fa, che ha registrato quando era in Occidente. Secondo me sì, ha proprio voluto scimmiottarci, è un lavoro subconscio. Cioè, lui arriva e ti dice qualcosa, cioè, dice qualcosa con le parole, e già queste ti arrivano e va a puntellare, va a mettere lì dei nuovi concetti. Poi c'è la sua forza, il suo fuoco in ogni gesto e parola, e questo va a lavorare dentro e pianta i semi e ti apre veramente le porte a un mondo diverso, a un mondo con caratteristiche diverse. Ti fa percepire qualcosa che da soli, senza la presenza di queste persone, non riusciremmo a percepire. Sì, potremmo avere dei bagliori, e questi bagliori li possiamo averci quando siamo innamorati. Infatti lui dice che se sei innamorato sei risvegliato al 10%, la butta lì, tanto per far capire che l'innamoramento è la via più facile, soprattutto per noi occidentali, per arrivare a un certo tipo di risveglio. Adesso vediamo perché, se ci sarà tempo ormai. E poi anche questa cosa del suo modo, del suo vestire, secondo me è proprio tipo un agguato. Ti ricordi gli agguati di Castaneda, di cui parla Castaneda? È una specie di agguato, cioè è una comunicazione non verbale che ci passa qualcosa, perché se me ne sono accorto, cioè se sono riuscito a accorgermene, vuol dire proprio che io mi sono accorto che c'è una differenza. E dagli una volta, vedi un video, due video, tre video, è proprio come dire, vedi sempre bianco e poi ti mettono un'immagine nera. E per quanto io ho un po' l'occhio allenato, e a questa cosa l'orecchio, mettiamolo così, ho uno sguardo, un ascolto magari un pochino più sensibile per via di questo lavoro che faccio, io l'ho notata questa cosa. Per me è veramente fatta di proposito, non c'è altro modo. Io, perché la sento dentro, Luca, la sento dentro. Allora, parliamo un po' di questo amore incondizionato di Osho, cosa intendeva. E diciamo, allora, i più hanno pensato che quella che era poi una presa di posizione di Osho, insomma, era un qualcosa di comodo. Io con i miei adepti, no, ho un rapporto approfondito, diciamo, no, così, ecco. È quanto di più vicino alle esigenze bieche ci possa essere, no? Non che l'atto sessuale di per sé sia bieco, però diciamo, dirselo un po' così diventa un po'... insomma, anche molti attori partono dal presupposto che il partner cinematografico con cui dovranno avere a che fare dovrà diventare anche la sua amante. Ecco, c'è un po' questa cosa, no? Questa strumentalizzazione, diciamo, della donna, così. Tu cosa pensi in merito? Allora, sul amore condizionato e incondizionato è un'altra cosa. Ti rispondo molto volentieri. Sì. Allora, riprendo quello che ho detto prima di questa cosa sulla devozione. Allora, secondo questo Powell, che è un teosofo d'inizio Novecento, lui dice chiaramente che quando si inizia a provare devozione verso una persona e verso queste persone che sono capaci di smuovere questo tipo di energia, cioè, bisogna immaginare che, cavolo, questi ti aprono veramente una finestra sul mondo, ma non ti aprono solo la finestra, in qualche maniera te la fanno toccare, ti fanno toccare quest'altra realtà, questo altro mondo. Poi loro, non è detto che loro siano dentro questo mondo, loro vivono su un'altra dimensione, loro hanno una missione. Cioè, dobbiamo immaginarci Michelangelo, che era lo scultore, pittore, scultore, insomma, che quanto... storiografi dicono che era una persona scorbutica, però noi dobbiamo immaginarcela. Scolpire il David, quanti anni ci avrà messo? Cioè, lui, la sua vita era quella, la sua missione era far parlare il Mosè, far parlare il David, la sua missione era quella. Poi cosa faceva nella sua vita privata è un altro discorso, però inevitabilmente persone che devono fare delle opere così emanano energia, fanno toccare agli esseri umani
chiamiamoli così, ordinari, siamo tutti straordinari, però passatemi questo termine, gli esseri umani che non hanno quella capacità, tranne quando sono innamorati, di vedere un certo tipo di mondo. Quando sono innamorati riescono a rimanere nell'innamoramento con certe condizioni, che vedremo magari se riusciamo a vederle adesso, e però c'è questo rapporto che ogni emozione superiore, tipo la devozione, va a braccetto con qualcosa, e secondo questo Powell la devozione va a braccetto con la sensualità. Sensualità nel senso, io la sensualità la intendo come la ricerca del bello, il nutrirsi della bellezza. La sensualità, questo Powell la dice proprio come qualcosa di fisico, cioè se io vado da una guida spirituale o qualcuno che ha questo tipo di potere, che sia una guida spirituale o che sia un artista, inizio ad avere un rapporto di devozione con questa persona, di gratitudine, di ammirazione, inevitabilmente dentro di me, lo so perché l'ho vissuto di persona, inevitabilmente dentro di me si sente qualcosa che si muove, qualcosa di più del normale, che è una sorta di innamoramento ma con caratteristiche diverse. Chiaro, se io non sono attratto dalla persona, non si va a finire, non ci deve essere per forza questa cosa del rapporto sessuale. Il punto è che la guida, secondo questo Powell, e io concordo assolutamente con lui, secondo questo Powell, la guida spirituale deve avere la capacità di discernimento, cioè capire quando andare in là è qualcosa di giusto, di corretto, di utile per l'evoluzione, per il lavoro, che può essere utile, non che abbia un aspetto di utilità, che abbia un aspetto di utilità evolutiva per la persona con cui finisce a letto, mettiamola così, con cui fa sesso, e quando deve capire quando questa cosa non si deve fare. Cioè è la guida che deve discernere queste due cose, è la guida che deve capire quando quel passo lì va fatto, quando non va fatto, perché dire va fatto sempre, non va fatto mai, sono due facce della stessa medaglia che non portano a niente, perché ci sono delle situazioni in cui un rapporto sessuale può essere una benedizione e delle situazioni in cui un rapporto sessuale può essere una maledizione. Solo le persone che lo vivono lo possono decidere, però in teoria, se tu sei una guida spirituale, devi avere questa capacità di leggere tra le righe e non dire tutto va bene o tutto va male. Quindi ci vuole discernimento. So che Osho, lui diceva la sessualità, la voleva utilizzare, non ho mai approfondito, Luca, ti dico la verità, però so che lui diceva che la sessualità è un modo di sfogare le proprie energie represse, che possiamo anche con le conoscenze a livello di psicanalisi che adesso abbiamo, anche per persone normali come me, che non si intendono di questo argomento, la possiamo anche capire come sia una cosa che viene affermata come veritiera. Poi dopo, come tu dicevi, i medici che ci si è circondato Osho, è chiaro che quando diventi così grande, quando queste strutture che crei sono così gigantesche e tu non puoi tenere tutto sotto controllo, soprattutto su persone come può essere l'Osho delle situazioni che non vogliono il controllo. Lui dice sempre, io non voglio essere una guida, io non voglio diventare la vostra guida, non ho mai voluto. Siete voi che volete che io vi parli, perché voi avete bisogno di essere dei discepoli e quindi prendete me come guida. Quindi quando si forma un carrozzone così grande intorno, non si può mai sapere. Poi, sai, le persone dicono, magari attratte dalla sessualità facile, e dicono va bene, vado nell'ashram di Osho, così trombo, ecco, messa così, trombo facile. Vabbè, non è molto, sì, non è molto distante dalla realtà, no, poi, alla fine. È la realtà. Detto questo, la responsabilità della guida arriva fino a un certo punto. Anzi, un'altra cosa che ho sentito dirgli è: io non voglio avere responsabilità sul vostro percorso evolutivo, cioè sul vostro percorso interiore. Io vi do delle basi, vi do un insegnamento, vi passo un certo messaggio, una certa energia, ma poi siete voi che dovete arrangiarvi. Cioè, se io vi dico che cerco di farvi capire che la sessualità è un modo per bisogna viverla senza sensi di colpa, per esempio, è un modo per avere una buona vita sessuale, è un modo per essere più felici, adesso io ve la butto lì in maniera proprio semplicistica, poi se dopo le persone lì ne approfittano per infilarlo ovunque, questo non è una responsabilità della guida spirituale, ecco, se vogliamo metterla così. Allora, quando sono andato qui a Milano in un centro di Osho, non ho avuto una grande percezione, con questo nulla, senza nulla togliere ad Osho come figura,
però un po' di queste figure, no? Maschili, non del tutto avvezze alla ricerca spirituale, che andavano lì a danzare con un obiettivo abbastanza nitido, l'ho visti? Sì, è probabile. E ha dato quella vena di squallore a tutta quella situazione, già di per sé sufficientemente, insomma, degradante. Luca, ti parlo in maniera molto franca, per quanto ami Osho, in questo senso. Sì, ma è sempre così. Arriva la guida spirituale e segna la via. Poi dopo uno utilizza il nome, il brand, e poi prende tutte... Arrivano persone che non hanno quella forza, che non hanno quello stato quella centratura interiore, che non hanno quella possibilità di vedere certe cose, che non hanno nessun tipo di... Molti di questi sono solo dei... purtroppo è così, bisogna dirlo, sono anche dei ciarlatani, e l'unica cosa che sanno fare... Luca, ne incontriamo anche senza prendere quelli che vogliono, fanno queste cose per fare. Una volta per rimorchiare si suonava la chitarra. Dato che per suonare la chitarra devi essere bravo, allora è più facile parlare, leggersi due libri e raccontare, dire, oh, io sono, raccontare bugie, io sono un seguace di Osho, poi magari è stato 10 minuti nell'ashram, non ha imparato niente. Purtroppo questo è un lato non del mondo spirituale, di tutto quanto, cioè parte un'idea politica, un'ideologia, un movimento, tutto c'è. Se c'è una persona che ha certe caratteristiche, dà l'impulso, all'inizio la macchina si muove in quella direzione con determinate qualità, però più si ingrandisce, più ci si perde in rivoli. Allora, finché c'è la persona, cioè solo la presenza di Osho permetteva a Sheila di tenere tutti insieme, e Sheila non è una guida spirituale, probabilmente non è un maestro spirituale, è una grandissima divulgatrice con una grandissima forza. Però finché c'è presente la figura di Osho, va bene. Quando la figura di Osho viene meno, le cose si vanno un po' come devono andare, fino a che poi non si distruggono, non si autodistruggono. Tutte queste pseudo scuole che si aprono si autodistruggono. Secondo me sarebbe un errore grandissimo, proprio a livello interiore, per noi, per la nostra ricerca interiore, per il nostro percorso interiore, cioè, secondo me bisognerebbe prendere un po' più alla leggera quando si vedono queste cose qua, nel senso, bisogna distaccare l'insegnante, la guida spirituale, il pensiero, la sua forza, dalla materializzazione che altre persone hanno fatto del suo pensiero, della sua forza. Queste sono due cose da tenere divise, perché altrimenti è proprio un problema nostro. Si inizia a guardare il mondo con occhi diversi, ci si inizia a mettere delle lenti colorate della diffidenza dopo. E allora dopo veramente magari ci si trova davanti a qualcuno che può essere risvegliante per noi, può anche parlare, non dico che deve essere per forza una guida spirituale con quale potere, però lo si stigmatizza e lì ci impantaniamo noi, perché non c'è proprio la nostra possibilità, la nostra attitudine interiore di accogliere un messaggio, anche nella vita di tutti i giorni, il sorriso di una ragazza, il gesto amorevole di un amico, tutte queste cose poi si vanno a perdere perché ci iniziamo a macchiare, iniziamo a inquinare con della diffidenza. Quindi le cose bisogna stare attenti, non bisogna essere ingenui, nel senso aperti a tutto, ma bisogna essere anche maturi e capire il mondo va in una certa maniera, sapere come funziona il mondo, ma tenere soprattutto distanti le due cose. Osho e quello che hanno fatto dell'insegnamento di Osho. Queste sono le due cose. Esatto. Me vanno completamente... Allora, Luca, tu sei esperto di transurfing. Sì. Poi se uno vuole usare il transurfing, che è una disciplina che dà determinati strumenti, poi vuole utilizzare il transurfing solo esclusivamente per avere potere individuale, per prendere in giro le persone, sono affari suoi, Lo può fare. Sì, sì. Ma tu non lo divulghi per questo motivo qua. No, ma ha già una modalità d'approccio e interpretativa molto diversa rispetto a quella che potrebbe essere, diciamo, l'ispirazione a una corrente filosofica, diciamo, culturale di un certo tipo, però comunque ho capito cosa vuoi dire. Allora, siamo riusciti a parlare dell'amore incondizionato oppure no. Vogliamo... No. Allora io farei in questa maniera, chiuderei questa puntata, organizziamo poi la seconda parte di Osho, l'amore incondizionato, dove parliamo dell'amore incondizionato. Dai, va bene Luca, okay. Va bene? Ci sto. Sì, okay. Va benissimo. Magari alla Fabio. Cambiamo il titolo a questo incontro.
Va bene. Allora, no, magari lasciamo anche questo, poi facciamo la seconda parte, perché comunque D'Amore si è parlato poi alla fine, no? Non sì, come sì, magari affrontandolo come volevi parlarne tu, però comunque secondo me ci sta tutto. E ricordiamo che Fabio è un autore di Inzaghi Experience, per cui entrerà e farà un intervento in Inzaghi Experience e sarà presente con la sua casa editrice, e dove siamo sì, felicemente, diciamo, dove ci appoggiamo io, Dario e tantissime altre persone. Grazie Fabio, grazie di cuore, e quindi a super presto per la seconda parte. Va bene Luca, grazie a tutti, grazie Luca, a presto, ciao ciao.